Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Carlo e andiamo a vedere questo riff in slap che è il numero 45 del mio metodo Easy Slap. Mi raccomando, se non l'hai ancora visto vai a vederlo sul mio sito, ci sono un po' di informazioni, un po' di video, e oggi andiamo a vedere questo esercizio, come andare a tirare fuori questo groove con la partitura. Allora, noi arriviamo da questo argomento, hammer on con le ottave e le ghost, fatto con in questo modo qua. Noi abbiamo il re, andiamo a fare la sua ottava con un hammer, quindi il primo re lo facevamo col pollice, l'ottava con l'hammer e poi due ghost, una col pollice e una con lo strappato. Qua facciamo un passino avanti, cioè andiamo a metterlo in un groove e non andiamo più a mettere l'ottava ma mettiamo la quinta, lo facciamo sul la, qua al tasto l'ultimo quarto della prima battuta, andiamo a prendere la al tasto 7 della corda di re e ci appoggiamo con l'hammer al mi al tasto 9 corda di sol, 1, 2, 3, 4. Un po' più difficile che fare l'ottava, anche se la mano è un po' più chiusa, però sono più ravvicinate e poi slappare con il pollice sulla corda di re è un po' più difficile che slappare sul la e sul mi. L'altro invece verrà poi preso sul mi al tasto 2, appoggiandosi poi al si. Come ti dicevo prima, va messo nel contesto del groove, quindi il resto invece è in ottavi e va a fare questa cosa. Re acuto, poi andiamo a strappare il do, anche il re acuto era strappato, quindi thumb, pluck, pluck. Poi abbiamo una ghost note sempre fatta col pluck e sempre sulla corda di sol, ci porta sugli ottavi sol la. Il la ti consiglio di andare a prenderlo con l'uno, proviamo ad arrivare fin qua, arrivato su questo la facciamo l'accelerazione in sedicesimi andando a mettere questo hammer più ghost per poi ritornare sul re, proviamo a farlo lento. Seconda parte, che ti ho già anticipato, abbiamo sempre re basso, re alto, ghost, questa volta però poi andiamo sulla nota si naturale, tasto 4 delle corde di sol. Qua ti consiglio anche, ho messo, se vai a vedere nella parte, P2, pluck 2, cioè il pluck noi possiamo farlo o con l'indice o col medio. In questo caso, essendo ravvicinati, ho segnato che si può fare con l'altro dito, quindi con il medio, però se ti viene bene anche solo con un dito va benissimo lo stesso. Qua ci siamo spostati quindi su si, ci spostiamo ancora di due tasti e andiamo sulla corda re, e qua facciamo l'altra accelerazione sul mi, quindi mi e si in hammer. L'hammer lo puoi prendere o col dito 3 o col dito 4, esercitati con tutte e due, poi scegli quello che ti viene meglio. E poi ritorniamo sul nostro re in basso. Proviamo solo la seconda battuta. Ah, scusami, di nuovo. Come senti, io suono sempre tutto molto staccato per dare un tiro un po' più funk. Avresti dovuto fare esattamente come era scritto, le note andrebbero un po' più lunghe. Però trovo che suonino
meno bene nel contesto appunto del groove funk in slap, quindi di base cerca sempre di staccare molto, però per studio ti può essere comunque anche molto utile tenerle anche lunghe per vedere la lunghezza giusta e comunque per migliorare il tuo controllo su qualunque nota. Bene, andiamo a suonarcelo tutto una volta. 3 e 4. E poi puoi accelerarlo, mi raccomando, utilizza sempre anche una batteria, un metronomo per controllare bene di essere preciso sul tempo e poi divertiti. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto.